Occhio Michele, cecchino al terzo piano. Non lo vedo. Terzo piano, fidati, guarda bene. Ti ripeto che non vedo nessun cec... Ah, catroia, non c'era un cecchino al terzo piano, era al secondo, Teo, secondo. Ma che dici, sai contare? Uno, due, tre, terzo piano. Sì, ma il primo è il piano terra, primo piano, secondo piano, ergo il cecchino era al secondo piano. E la miseria quanto l'hanno fatta complicata. Aspetta. Messaggio di Porzia. Eccola, madonna, puntuale come le tasse. Teo, lasciala perdere, a quella non frega niente di te, a quella frega soltanto farsi accompagnare in giro, farsi portare la spesa, farsi lavare la macchina, farsi pagare da bere, dai! E invece no, senti cosa mi ha scritto. Ciao tesoro, volevo dirti che mi manchi un casino e che stasera suonano i Black Desert, perché non andiamo a sentirli insieme? Così in mezzo al fuoco mi tocchi tutta? Fammi sapere, che ho voglia di vederti. Che questa è fantascienza, lo sai, sì? No, amico mio, è nero su bianco. Sto volando da te, tesoro. Siamo messi male. Michele, che dici, ce lo metto? Che cosa? Il cuoricino, dico, alla fine della frase, ce lo metto? Ma fa come ti pare, Teo, ma quindi se ho ben capito lasci la partita, giusto? Forse è meglio il bacino. Teo, Cristo santo, manda quel messaggio e torna a giocare che manca solo un round, dai! Una bella foto, ecco qui. UAV alleato online. Teo? Teo, ci sei? Teo, stiamo per perdere, stiamo... Ecco. Sei un coglione, lo sai? Mi muovo per inerzia, ma vengo lì da te. Sono il tuo schiavo, Porzia, ma non mi importa se un giorno me la darai. Scusa, Matteo, per sbaglio ho inviato un messaggio a te, ma era per Marco. Ci frequentiamo da un po' e... Beh, secondo me ti piacerebbe un casino. Comunque, in un certo senso, il messaggio era anche rivolto a te. I Black Desert suonano in un pub di Montecorvo e a Marco non piace guidare. Quindi, se ti va, puoi venire con noi. Cioè, porti la macchina e si va tutti insieme, capito? Tanto noi non ti diamo fastidio, ci mettiamo dietro e neanche ci senti. Ciao, sfigato. Scendi dalla macchina. Ma io... Shh! Scendi e basta. Tira fuori i soldi. Ragazzi, per favore. Non devi dire per favore, devi solo pagare. Fallo bello svelto. Oh, ti abbiamo beccato nel giorno di paghetta. Bravo, stronzetto. Siamo contenti, ragazzi? Sì. E adesso, visto che io sono un tradizionalista, pestaggio! Ma io vi ho pagato, vi ho dato tutti i soldi che avevo! Sì, lo so, però vedi, tu sei uno sfigato e gli sfigati vanno pestati. Non prenderla sul personale. Ragazzi, lo sfigato si è tutto impolverato. Io gli darei una lavata. A qualcuno scappa da pisciare? Sì, a me, io! Oh, ti prego, no! Capo, a me scappa quella grossa. Meglio! Sentito, sfigato, oggi è proprio il tuo giorno fortunato. Morite tutti, pezzi di merda! Vi faccio saltare il culo in aria, bastardi! Crepa! Crepa! Ammazza, oh, sei in forma stasera! Oh, sei solo incazzato? Secondo te? Lo sai cosa mi è successo oggi? No, non esattamente, ma visto che stai su COD e non al concerto, una mezza idea me la sono fatta. Ecco, bravo! E quella è la prima parte! La seconda è anche peggio. No, t'hanno beccato di nuovo! Affermativo, e questa volta ci sono andati giù pesante. Quello stronzo aveva la diarrea. Ma di che parli? Niente, dicevo così. Ma perché non è come nei videogiochi?
La vita, dico, perché è così difficile? Perché deve andare sempre tutto storto? Beh, magari è solo che quando giochi non hai paura. Cioè, guarda che punteggio che hai fatto, hai rotto il culo a tutti. In gioco non hai paura di nessuno e quindi tiri fuori le palle, quindi giochi meglio e quindi vinci. Sì, vabbè, ma è solo un gioco, per questo non ho paura. Ma la real life è tutta un'altra cosa. Ecco, però chiamiamola vita, che sennò sembra uno spot della Vodafone. Comunque, credi che se un gioco fosse così reale da sembrare la vita vera, tu potresti giocarci? Intendo, giocarci senza paura? Nah, non esiste un gioco così. Errore. Esiste. E l'ho programmato con le mie mani. Tu sviluppi giochi? Sì. Perché non me l'hai mai detto? Beh, perché è una cosa un po' intima, diciamo, e poi noi ci conosciamo appena. Ma se giochiamo insieme da 3 anni, Michè? Esatto, Teo, giochiamo! Sei bravo come cecchino, fai schifo come medico e lasci sempre le partite a metà perché fai lo schiavo part-time per una stronza che se la tira. Ti rendi conto che non so nient'altro di te? Non abbiamo mai neanche preso un caffè! Cazzo, è vero! Praticamente siamo due strani. Però... Però vuoi provarlo, vero? Vuoi provarlo il mio gioco? Veramente stavo pensando prima di proporti un caffè. Ah, certo. Giusto, ok. Quando vuoi, anche stasera. Perfetto. Faccio un'altra doccia e sono pronto, eh. Dove ci vediamo? Ci vediamo al parcheggio dell'Eurospin. È ampio, comodo e in caso ci venisse fame, là dentro è pieno di snack deliziosi dal prezzo estremamente conveniente. Ok, ci sto. Una cosa. Dimmi. Per provare il gioco devo portare il gamepad. Per giocare al mio gioco non serve nessun gamepad. Ma dove diavolo sta? Non è che mi tira il pacco? Ehi, psst, vieni qui. Come? Tu sei Teo, vero? Michele! Esatto, vieni qui, non farti vedere, vieni! Perché stai abbassato? Vieni qua! Oh, ma che cazzo! Shh! Non dobbiamo dare nell'occhio, forse non te ne rendi conto, ma noi oggi qui stiamo per scrivere una pagina di storia! Ma non dovevamo prenderci solo un caffè? Sì, giusto, il caffè. Ma dopo noi insieme scriveremo una... pagina di storia, ho capito. Comunque, piacere, Matteo. Piacere, Michele, ma puoi chiamarmi Mad Mike. Cos'è il tuo nick? No, Michele è il mio nick. Mad Mike è il nome di battesimo. Sei serio? Certo. Vabbè, Michele, senti, dobbiamo stare tutto il tempo rannicchiati qui dietro o ci andiamo a prendere un bel caffè? Allora, che fai di bello nella vita, dico? Di bello nella vita? Credi veramente che ci sia qualcosa di bello da fare nella vita? Andiamo, sei un videogiocatore, lo sai come funziona per noi adolescenti sfigati, fa tutto schifo. Cavolo, sei ragione. Cioè, online su Call of Duty mi rispettano tutti e sono fortissimo. Invece appena metto il naso fuori di casa, valgo meno di zero. Valgo zero anche per Porzia. Cavolo, ho 16 anni e non ho nemmeno baciato mai una ragazza. Aspetta, tu hai 16 anni? Sì, perché? No, niente, che l'altro giorno non sei uscito con la macchina. Sì, ma... Per questo ho iniziato a programmare. Per creare una vita che fosse come la volevo. Una vita in cui poter essere un eroe. L'unico eroe. D'accordo, hai sviluppato un gioco, ma hai detto che si gioca senza gamepad. Intendi che si gioca con mouse e tastiera, è un gioco per PC. No, no, niente PC, niente gamepad, niente mouse, niente tastiera. Al mio gioco non servono periferiche classiche perché al mio gioco si gioca con questa. Continuo a non capire. Allora direi che è arrivato il momento di toccare la cosa con mano. È arrivato il momento di scrivere una... pagina di storia, ho capito, vabbè, andiamo a provare sto gioco, dai. Perché siamo venuti qui? Perché non possiamo farlo da casa mia, ci rintraccerebbero. Oh, aspetta,
Mi stai dicendo che stiamo per fare una cosa illegale? Tecnicamente sì. Vedi, il mio gioco ha bisogno di un sacco di memoria. Mi spiego, stiamo parlando di oltre 500 terabyte di files da precaricare. E non posso riversarli in un solo server perché lascerebbero tracce nel dominio di coda e renderei vulnerabile il codice. Quindi mi connetto alla rete dell'hotel. Ma non proprio alla rete wifi, quella è troppo rischiosa. Mi sto connettendo al circuito dei cartellini del personale perché vengono timbrati ogni 6 ore a mano con uno scarto probabilistico di 5 minuti e 16 secondi. Questo crea un IP ultra dinamico, il che significa che è impossibile da vedere negli strati superiori della rete anche da un hacker che agisca a basso livello. In altre parole, siamo in una botte di ferro. Ok, adesso sdraiati sul letto e indossa questo. Ok, facciamolo. Ci siamo quasi, eh? Sto precaricando il launcher direttamente nella tua corteccia cerebrale. Tu sta rilassato. Ma mica è pericoloso. Ma no, figurati se ti frigge il cervello. Aspetta, mi frigge il cervello? Ho detto di no. Ma hai usato quelle parole, hai detto figurati se ti frigge il cervello. Calmati, ok? Sei al sicuro, non ti frigge il cervello. Forse. Apri gli occhi, te. Apri gli occhi. Apri gli occhi! Wow. Ma che figo! Questo è il tuo gioco? Esatto. Ti piace? Cavolo, Michele, ma fa paura! Non ho mai visto una grafica del genere! Sento il sole, sento il calore del sole! Sento il vento sulla mia faccia! Ho capito, senti tutto, lo so! Allora, vediamo, a che livello di difficoltà vuoi giocare? Tu sei un campione su Call of Duty, no? Campionissimo! Vai in difficile che non vedo l'ora di sparare a qualcuno! Va bene, questo è ancora un tutorial, così per farti prendere la mano. Ti invio subito la mappa e gli obiettivi. In realtà devi far fuori 3 guardie per procedere al prossimo livello, nulla di complicato. Pronto? Sì! Prontissimo, dai! Allora, 3, 2, 1, start! Wow! Ok, sei dentro. Allora, adesso devi individuare i 3 soldati nemici. L'area di gioco è piccola, non è troppo difficile. Ricevuto! Tango davanti a me. Ma che fa? Eh beh, il gioco è ancora in alfa, quindi c'è qualche bughetto, qualche falla nell'intelligenza artificiale, sai com'è? Ok, forse il livello di difficoltà è un po' troppo alto, non l'avevo ancora testato. Comunque, non ti preoccupare, hai 7 vite, quindi... 7 vite? Sì, beh, per essere precisi, adesso ne hai 6. Ok, 6 vite. E se finiscono? Cioè, se muoio altre 6 volte? Se muori altre 6 volte, beh, noi cercheremo di evitarlo, ok? Tanto adesso ci prendi un po' la mano e poi... Michè! Che cazzo succede se muoio nel gioco? In quel caso la tua coscienza viene cancellata. Ma non è come se muori, eh? È più come se vai in coma... Tipo per sempre. Ma tu sei veramente una testa di cazzo! Perché diavolo non mi hai detto niente? Io sto rischiando di farmi spappolare il cervello per giocare al tuo videogioco di merda! Te ne rendi conto? Eh? E a proposito, non sto giocando a livello difficile, sto giocando a livello impossibile! Beh, in effetti credo che ci sia ancora da bilanciare qualcosina. Qualcosina? Qualcosina? Quel soldato mi ha centrato in testa senza neanche mirare. Sai quanto mi durano 6 vite qui dentro, eh? Beh... Un cazzo, ecco quanto durano. Adesso, mi fai il piacere di tirarmi fuori da qui, ok? Basta giocare, ci siamo divertiti, ma sai, questa storia del coma irreversibile rappresenta per me un grosso punto a sfavore per il tuo gioco. Teo, io ti farei uscire, è solo che... No, non dirmi cazzate, dimmi che puoi tirarmi fuori e basta. Mi dispiace, Teo, l'unico modo per uscire è finire il gioco. Che stai facendo?
sto cercando di renderti le cose più facili. Una volta impostato il livello di difficoltà non si può tornare indietro e abbiamo visto come va a finire a livello difficile, quindi... Sto cercando di inserire un virus nel mio gioco che dovrebbe intaccare l'intelligenza artificiale dei nemici. Ottimo, quindi diventano... ancora più stupidi? Sì, più o meno. Ma sta attento, anche se sono praticamente degli imbecilli, hanno ancora una mira da cecchini, quindi ti fanno secco in un secondo se ti vedono. Ci provo, eh? Sì! Ok, però ti restano soltanto 4 vite, quindi cerca di fare molta attenzione. Iniziamo la prossima missione. Questa è una missione di infiltrazione. Il tuo obiettivo è disinnescare una bomba, quindi non c'è bisogno di ammazzare tutti stavolta. Una volta disattivato l'ordigno, dovrai procedere verso la zona d'estrazione. Tutto chiaro? Sì, ho capito. Ma l'hai messo un bagno in questo posto? Cosa? Un bagno, una ritirata, un cesso? Sì, sì, ho capito. A che ti serve? Secondo te... devo pisciare, no? Oh, cazzo. Che succede? Ti scappa da pisciare, ma non nel gioco. Se senti lo stimolo è perché... perché ti scappa qui. Quindi anche se trovo un bagno qui nel gioco, comunque mi piscio addosso lì sul letto. Precisamente. Merda, mi sta scoppiando la vescica. Quanto manca alla fine del gioco? Ancora 2 missioni e poi c'è anche il combattimento col boss. Non lo so se riesci a tenerla per tutto questo tempo. Va bene, vedo di sbrigarmi. Bravissimo, adesso levati da lì, devi trovare la bomba. Oh! La bomba! C'ho la bomba proprio davanti a me! Ottimo! Raggiungila, ma mi raccomando, non farti beccare! Merda! Ci sono 2 guardie proprio davanti all'obiettivo! Non posso rischiare di farmi sgamare! Pazienza, Teo, pazienza! Non dobbiamo buttarla in caciara, basta solo avere pazienza! Io però ti ricordo che mi sto pisciando addosso. Ogni secondo che passo lontano dal cesso mi uccide. Sì, ma se ti scoprono è peggio. E fidati che se ti ammazzano qualche altra volta il tuo ultimo problema sarà il piscio. Cristo. Vabbè, facciamo con calma, dai. Aspetta, aspetta. Forse uno se ne va. Merda, ma come li fatti muovere sti deficienti? Li volevi più facili? Va bene, adesso sono più facili, ma lo sapevi che sarebbero stati anche imbecilli, no? Senti, qui facciamo notte, io non ce la faccio più. Ci provo. A fare che? Teo, porca troia, ti avevo detto di portare pazienza! Sì, ma che palle! Quei 2 imbecilli non si sarebbero mai mossi da lì! E io devo pisciare, va bene? Devo pisciare! E non sto parlando di... posso fare 2 gocce, per favore? Ho una fottuta zampogna qui nella pancia, Michè! Ok, ok... quindi è una cosa urgente?
Ma va? Secondo te mi sono fatto ammazzare così, per sport? Lo so cosa sto rischiando, ma credimi, mi sta letteralmente esplodendo la vescica! Anzi, visto che sei lì, non è che potresti... No! No? Esatto, no! Non ti faccio pisciare! Primo, perché non posso scollegarti dal gioco e i cavi non arrivano fino al cesso. E secondo, perché c'è soltanto una cosa più triste di avere 16 anni e non aver mai toccato una figa, e cioè avere 16 anni e aver toccato soltanto il pisello di un maschio. Ah, quindi è questa la situazione. Tu mi infili in un gioco che è una trappola mortale senza neanche prenderti la briga di avvisarmi e poi ti fai problemi per questa cazzata? Io sto rischiando la pelle, cazzo! Quindi, visto che sei un cervellone, adesso fatti lavorare la testa e trovo una soluzione, perché io non mi piscio addosso sul letto di un hotel. Ok, ok, hai ragione, è colpa mia, è colpa mia. Dammi solo qualche minuto, devo... Devo pensare, anzi... Devo fare la spesa. Cosa? La spesa? Sei diventato scemo di colpo? Fidati di me, scendo un attimo all'Eurospin e prendo a pochi centesimi un'ottima bottiglia di tè alla pesca che mi disseterà con gusto e grazie all'imboccatura larga mi permetterà di farti evacuare in tutta sicurezza. Ok, ottima idea! Fa subito, mi raccomando! Ok, dammi solo qualche istante per finire questo... ottimo tè blues. Sai, lo puoi trovare all'Eurospin ad un prezzo davvero conveniente. Ah, quanto ne vorrei un sorso anch'io! Ma adesso muoviti! Svuota quella bottiglia e fammici pisciare dentro! Ok... Pronti? Adesso ti abbasso la lampo dei pantaloni. Non è per metterti fretta, eh? Però non so se reggo ancora. Sì che reggi. Va bene, adesso tiro fuori il... tuo coso. Non devi raccontarmi tutto, cazzo! Dimmi solo quando posso pisciare. Non adesso! Sto cercando di infilare il coso nel... nell'altro coso... In effetti, sai cosa? Sono stato un po' troppo pignolo. Sarebbe bastata una bottiglia d'acqua normalissima. Altro che collo largo, qui... Fa freddo in questo hotel del cavolo, va bene? E muoviti! Sì, sì, ecco, ci sono. Puoi andare. Oh, 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 aspetta, quanta cazzo ne hai? Qua siamo già a metà bottiglia! Non lo so, ma di sicuro non ho finito. Devo svuotarla, fermati, fermati! Ma come faccio a fermarmi? Non esiste! Merda, qui tra un po' mi combini un casino! Oh sì, che sollievo! Cazzo, Teo, la bottiglia è quasi piena, fermati! Fermati! Visto la morte in faccia. Adesso vado a svuotare questo schifo e poi continuiamo a giocare. Allora, sei pronto a ripetere la missione? Sicuro, adesso è tutta un'altra storia. Fidati che a vescica vuota adesso spacco i culi. Cavolo, Teo, stai facendo un partitone. Resta soltanto una guardia accanto all'obiettivo. Sai, sto iniziando a prenderci gusto. Sì,
Bella te, bella! Come medico farai pure cagare, ma spari come il demonio. Ok, ok, adesso finiamo questa missione, eh? Vediamo. Sposto sto coso qua. Tiro questo. E... fatto! Va bene, ti restano soltanto 3 vite, però te la stai cavando alla grande, quindi direi di proseguire se non sei troppo stanco. Nessun problema! Che c'è adesso? Una missione di salvataggio, Teo. Il problema, però, è l'intelligenza artificiale degli ostaggi che dovrai salvare. Perché? Ricordi il virus, quello per rincoglionire i soldati? Sì. Ecco, potrebbe aver infettato anche le persone che dovrai salvare, quindi magari potrebbero comportarsi in modo un po' strano. Quanto strano? Parecchio. Ok, va bene, salviamo questi imbecilli, avanti, sono pronto! Sto caricando la nuova missione, ci metterà un pochino. A proposito, come ti pare il mio gioco finora? Come mi pare? Intendi a parte il fatto che potrei rimanerci secco? D'accordo, lasciamo perdere. È figo, è davvero figo. Sembra tutto così vero, e poi... E poi? Boh, fa paura. Almeno quanto la real life. La che? La real life, la vita vera. Oh, e parla come mangi, Teo, real life, madonna. Comunque sì, il mio gioco fa paura. Per questo volevo che lo provassi. Volevo che capissi che le decisioni che prendi in partita nel mio gioco non sono così diverse da quelle che prendi nella vita reale. Dichiararsi ad una ragazza, affrontare i tuoi bulli, scoprire quanti ottimi biscotti dell'Eurospin puoi mangiare prima di sentirti sazio. Sono tutte cose che fanno le persone normali. Ma la vita vera è diversa. Una ragazza che ti respinge fa male. Un pugno nello stomaco fa male. Scoprire che sei un buono a nulla, fa male. Tu non sei un buono a nulla. Già, sono bravo come cecchino su Call of Duty. Ok, diamoci dentro. Io sono pronto. Per prima cosa dobbiamo individuare gli ostaggi e salvarli. Ci saranno dei soldati di guardia e dobbiamo eliminarli senza coinvolgere gli ostaggi nello scontro, chiaro? Chiaro, chiaro. Regole d'ingaggio? Nessuna in particolare, l'importante è che gli ostaggi arrivino sani e salvi alla zona di estrazione. Ok, allora è una passeggiata. Teo? Sì? Sani e salvi, tutti. Ma sì, non ti preoccupare. Oh! Vedo un soldato. Ma non ci sono ostaggi, che faccio? Tu alla partita, tu le decisioni. Allora, buonanotte, fesso! Meno uno. Aiuto. Oh, ma devono per forza gridare come aquile. Beh, te l'ho detto, il gioco è ancora in alfa, i suoni e le voci vanno ancora sistemati, d'accordo? Sono provvisori. Comunque, adesso che hai gli ostaggi, portali alla zona d'estrazione, ma fa attenzione, in giro ci sono ancora delle guardie, potrebbero aprire fuoco su di te o su di loro. Ricorda, devono arrivare tutti, ripeto, tutti vivi. Merda! Ho trovato la zona d'estrazione, ma la presidiano in 4. Come diavolo dovrei fare a passare? Quasi inizio a sparare volando colpi, manco fosse riso a matrimonio. Di sicuro qualcuno ci rimane secco. Hai ragione. Però ricordati che quei tizi sono stupidi. Intendo davvero stupidi. Secondo me puoi distrarli in qualche modo, non lo so. Prova a creare un diversivo. Un diversivo? Vediamo se sono così imbecilli come dici, dai. Viva là. Ammazza che torni. Bravo Teo, portali verso l'obiettivo senza far rumore. Thank you.
due, tre. Il quarto. Dov'è il quarto? Porca di quella! Sei buggato sull'albero! No, avevo quasi finito la missione, merda! Quello si è incastrato in una routine, se non lo fai muovere tu, ci facciamo notte qui, quello non se ne andrà mai! Cosa? Devo tornare indietro? Ma no, non esiste! Aiuto! Aiuto! Oh no, e adesso perché si è messo a gridare? Aiuto! Si sono accorti di lui! Merda, adesso sparano! Aiuto! Che devo fare? Aiuto! Che devo fare? Non lo so! Miche, il gioco è tuo, pensa! Io non lo so, è un bug, mica l'ho fatto io! Aiuto! Fanculo! Ah. Teo, santa merda, che diavolo hai combinato? Fermo, Michele. Dagli ancora qualche secondo. A chi? Non riavviare la missione. Aspetta. Che mi venga. Lo sapevo, l'ho sbuggato! Non c'è nulla che non si possa risolvere con un bel colpo alle gambe! Quella frase non avrebbe alcun senso, ma visto come sono andate le cose... Quante vite ancora? Ah, Teo, mi dispiace. Anche se sei riuscito a completare la missione, hai comunque perso una vita, sei stato ucciso. Quindi te ne restano solo due. E devi vedertela ancora col boss. Ah già, il boss! Ok, Teo, sei all'ultimo livello. Se riesci a superare questo, il gioco si conclude, torni al menu principale e da lì puoi chiudere tutte le applicazioni e finalmente puoi uscire dalla giocoterapia. Se invece non ce la fai... Il tuo gioco mi frigge il cervello, lo so. Sì, sarebbe più giusto dire che ci frigge il cervello. Cosa? Non te l'ho detto per non farti preoccupare, ma... per gestire i caricamenti, il layout di gioco e le connessioni plegiche. Anch'io devo essere connesso al gioco. E in che modo? Sono io quello con la merda in testa, non tu! No. Non sei l'unico. Ma non esiste, ci saranno almeno 40 inquadrature che mostrano chiaramente che non avevi nulla in testa fino a poco fa. E poi scusami, sei uscito anche a fare la spesa, mo com'è? Tu ti puoi sconnettere? E i capelli? Da quando è qua i capelli? Lo so, può sembrare assurdo, ma c'è una spiegazione più che plausibile per... Adesso capisco tutto! Ma è pazzesco! Comunque fidati di me, amico mio. Ci porterò fuori di qui, vivi! Grazie, Teo. Anche se in effetti se sono qui è tutta colpa tua. Mi hai anche raccontato un sacco di balle e mi hai costretto a pisciare in una bottiglia di tè. Sì, io carico il livello, ok? Ecco, bravo, carica quei cazzi neuroplastici che ti piacciono tanto, che io vedo di salvare il culo a tutti e due, va. Ok, sono dentro. Per essere l'ultimo livello, mi sembra fin troppo tranquillo, eh? Aspetta a parlare, sei solo al cancello, ma una volta oltrepassato quello dovrei vedertela con l'osso più duro di tutti, il boss. D'accordo, e come passo dall'altra parte? Ti serve una chiave per aprire il cancello. Un classico, e dove la trovo la chiave? La chiave ce l'ha il boss, nella cintura. Intendi il boss che sta dietro al cancello? Sì, proprio lui. Il boss che sta dietro al cancello che io dovrei aprire utilizzando la chiave che è nella sua cintura? Sì, ma non capisco dove vuoi... Oh, cazzo! Ma ti rendi conto che questa è la più grossa stronzata che un game designer abbia fatto dai tempi di Pong? Merda, che imbecille che sono stato! Avevo fretta di finire il gioco, volevo testarlo e quindi... Quindi hai messo la chiave per aprire un cancello chiuso dall'altra parte del cancello! Lo so, ho combinato un casino. E non so nemmeno come rimediare perché non posso riprogrammare il gioco mentre sta girando. E quindi? Io non lo so. Michele! Non lo so, ti ho detto. Aspetta. E chi si muove? Il bug. Nel mio gioco c'è un bug. Uno?
Ok, nel mio gioco c'è un puttanaio di bug, va bene, ma ce n'è uno in particolare che potrebbe aiutarti ad uscire da questo casino. Durante i primi test del gioco mi sono reso conto che ogni volta che il giocatore moriva, al momento di rinascere, lo faceva qualche metro più avanti. Figurati che una volta sono rinato fuori da una finestra. E che cazzo ti ridi? Il tuo gioco è una vera giofeca, ma non vedo come questo possa aiutarci a tirarci fuori. Un attimo. Tu vuoi farmi morire? Teo, è l'unica soluzione. Basta che tu ti uccida proprio davanti al portone per rinascere esattamente dall'altra parte. Oh, Michè, ma c'ho due vite. Poi col boss mi rimane una sola possibilità. Lo so, ma non abbiamo alternative. Cosa potremmo fare? Restare tutta la vita davanti a quel portone e affissarlo senza poter fare niente? Quanto potremmo andare avanti così? Un giorno? Due? Inizieremo a diventare troppo stanchi per giocare. Moriremo sicuramente di fame e di stanchezza. Ma se prima hai comprato da mangiare e da bere? Quindi è l'unica soluzione, giusto? Devo spararmi in testa. Sì, tranquillo, non sentirei neanche dolore se sei tu a fare fuoco. D'accordo, d'accordo. Spero solo che il boss dall'altra parte non sia così cazzuto come dici, eh? Beh, Michè, sembra che abbia funzionato. Attento! Quel bastardo ha iniziato ad attaccarti! Difenditi, Teo, difenditi! Il boss sei tu! Sì, mi somiglia, vero? L'ho fatto a mia immagine. È una specie di easter egg. Divertente, no? Molto divertente! Adesso dimmi come faccio ad ucciderlo! È una parola. Il boss è veramente un bastardo duro a morire. Ha il mio aspetto, sì, ma è molto più forte di me. Figurati che neanche le armi da fuoco gli fanno un cazzo. Anzi, già che ci sei, butta il fucile che non serve a niente. Quanto ti odio! Lo so, va bilanciato meglio. Figurati che è anche resistente al fuoco, è un uccello di mezzo metro. Comunque, adesso guarda attentamente il boss. Sul suo stomaco e sulla sua guancia ci sono due tasti, li vedi? Alt F4? Veramente? Sì, il boss era veramente troppo forte. E poi con quell'uccello, voglio dire, era... Ma che mi frega del suo uccello, Michè? Dimmi come si ammazza quello stronzo del tuo sosia. Ok, dicevo, durante i test mi sono accorto che era davvero fortissimo. Non riuscivo a batterlo e quindi, per essere sicuro di poter terminare la partita e uscire dal gioco, ho inserito quei due tasti. Sono una specie di panic button, ok? Se vengono colpiti nel giusto ordine, mettono fine al gioco. Giocoterapia finisce. E funziona? Credo di sì, ma non ho avuto tanto tempo per provarlo. Sono stato parecchio impegnato ultimamente. A giocare a Call of Duty sei stato occupato, che sviluppatore di merda! È il mio primo gioco, dammi tregua! Dai, comunque adesso sai quello che devi fare, devi solo farlo. E si va! La situazione è critica. Se ti colpisci ancora, perdi la tua ultima vita. L'ultima vita, capito? Teo, riprenditi! Teo! Aiuto! 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 L'ostaggio si è buggato. Aiuto. Di nuovo. E aiuto. Questo non è neanche il suo livello. Aiuto. Quel gioco di merda, Michè! Siamo fuori.
Lo sai, anche se abbiamo rischiato la vita e hai dovuto toccarmi l'uccello per farmi pisciare in una bottiglia, mi sono divertito. Sì? E il mio gioco? Cioè, chiaro, cioè, se ci rimetto mano, se correggo qualche errore... Cancellalo. Che cosa? Hai capito, è pericoloso e inutile. Comunque pensavo che dopo aver provato il tuo gioco qualcosa nella real life... Aie. ...sarebbe cambiato. Ma non è stato così. Voglio dire, è molto realistico, ma rimane pur sempre un gioco. Porzia! Ciao! Sì, i Black Desert. Oh, oddio! Sì, mi è proprio uscito di mente. Ma come? Che significa è finita? Ma io ti detesto. Esatto, ti detesto. Penso che tu sia una delle persone più bastarde e meschine di questo pianeta. Penso che tu sappia benissimo cosa provo per te, ma che te ne sia sempre sbattuta, perché ti faccio comodo come autista, perché ti passo i compiti, perché ti aiuto a tagliare le unghie dei piedi e perché porto a spasso il tuo cane di merda. Sai una cosa? Falle fare a Marco queste cose e non contare più su di me. E visto che ci stiamo dicendo tutto in faccia, e lavati quei cazzo di piedi che puzzano come due forme di parmigiano andate a male. Tu sei un mito. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Io credo di sì. E avrei dovuto farlo tanto tempo fa. E credi ancora che il mio gioco sia inutile? Credi ancora che debba cancellarlo? Certo che sì, è orribile e pericoloso. Sì, giusto. Vero, vero.